Il popolo ha parlato. Il popolo ha scelto Afrodite e anche Paolo Bianchi. Ed io l'ho preso entrambi e ho aumentato il loro legame al massimo in modo da effettuare grande caos insieme a Whitingale e Beacons. E quindi Afrodite fa comunque schifo. Hey Cooch! Ben ritrovati dal vostro Underlink 91 in questo nuovo episodio di Lanzama Eleven Ghost Riders 2013. Come detto, Afrodite fa abbastanza schifo. Però l'ho comunque messo in squadra. Attenzione, abbiamo la squadra delle ragazze livello 2. No, aspetta. C'è una cosa che devo fare prima. Perfetto, ora possiamo affrontare la squadra delle donne. Delle donnine. Vediamo un po'. Ho tolto Arion perché Arion, a parte fare tripla minaccia, non serviva praticamente a nulla. Quindi, bene così. Meglio Paolo Bianchi che è molto forte. Gas Team. Girls, sì, girl, girl, uguale. Sempre quello significa. Pronti, eccoci qua. A un nuovo calcio di inizio. Dai, dai, su, su. Dunque, non so se affrontare loro serve poi ad avanzare verso il prossimo. Eccomi, eccomi, Paolo Bianchi. E invece no. Oh. Dicevo, non so se serve ad avanzare per il prossimo percorso, diciamo. Che poi sarà appunto il percorso di Nazuma Eleven Go. Con le squadre del Go. Ma non lo so. Perché potrebbe anche essere che la cassetta d'oro, che si trova appunto alle spalle del team delle donne, sia appunto quella che ha la chiave. Però oggi lo scopriremo. Non penso di doverle battere 5-0. Non, spero proprio di no. Ok, siamo pronti, bene, bene. Porca miseria però. Vedi, se la colpivo. Va bene, però possiamo comunque. Da dove? Ma è matta? Da qua giù, Tirambè? Energia della terra! Ma certo! Come se non bastasse. Te. Giasu. È arrivato proprio debolissimo, è arrivato. Però uso sempre mano suprema. Non si sa mai. Io non mi fido. A parte no, ecco cosa dovevo fare. Controllare il portiere K. L'ho reclutato. Vabbè, tiriamo con lui, dai. Cercavo Beacons, ma non lo trovavo. Stava dall'altra parte, evidentemente. E girare lì in mezzo con lui. Potevo fare un tiro a catena, per caso? Non me ne sono accorto. Con spada micidiale. Si può concatenare. Buono! Buonissimo. Però ora vorrei tirare con Byron. No, più che altro è Afrodite, veramente. Si chiama sempre Afrodite, non so perché. Dovrebbe chiamarsi Byron Love. Eccolo. E dai, madonna. Preso. No, non ti azzardare, Maddy. Piccoletta. Bene. Lui è molto difficile che lo levo perché... Ragazzi, è un difensore con... No! Con i controfiocchi. Perché pensavo fosse un passaggio liscio. Invece no. Eccolo, vedi com'è? Devo farlo. Non posso perdere palla. Non posso perdere palla così. Al limite la passo e posso fare gol con qualcun altro. Mi fermo lì. Aspetto che si carica. Che corro a fare? Tanto non c'è nessuno. Nessuno mi viene incontro. Stanno tutti quanti lì fermi a aspettare che io crossi. E invece non crosso, tiro. Non può pararla. Prima ho fatto gol. Silvia. Qua davanti Galliano, pure tu. Ah,
Porca miseria, porca di quella miseria. Ma tanto lo faccio il tiro combinato, tanto lo faccio, piccoletta. Non puoi fermarmi sempre. Vai. Così, così. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Vai, 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 vai. Vai in porta, baby. Vai in porta, allora. E guardala. Bene, bene, bene. Non svelerò ancora tutte quante le mie carte. E vabbè, allora. Se lo fate apposta. Ma quale Ryusei sciuto? Tiro della cometa, sì. Bene. Vorrei tirare con Paolo Bianchi, ma invece non è più carico, ovvio. Dai, solo. Ah, odore buono. Ma perché? Ma perché? Vabbè, a parte che può essere, mi sembra che sia un tiro lungo questo. Guarda, no, questo è un tiro lungo, però non ci arriva in porta. Meglio, non arriva a gonfiare la rete. Io però avrei dribblato, mo. A titolo informativo, Lo dico a titolo informativo. Va bene da qui, dai. Va benissimo, va benissimo. Non dovrebbe esserci... Esatto, infatti non c'è nessuno per bloccarla. Avanti, Silvio, fammi vedere quanto sei brava, dai. Dai, dai, su, su. E invece no, non lo sei brava. Ha! Un bel downgrade dai Inazuma Eleven Strikers, eh. Dal primo Strikers un bel downgrade. Pronti a ricominciare, vai. Ho dovuto fare una piccola cosuccia, ma la vedrete nel secondo tempo, la vedrete. Non vi preoccupate. Ah, anche loro? Beh, allora anche noi. Ti back. Proprio la sentita. Luck. Tesoro, sto anche io in burning. Non serve neanche che io mi sforzi più di tanto. Quindi. Fatti i due conti. Però ho sbagliatissimo ad attivarlo ora. Sì. Vai. Ora. Con l'armatura. Ma... Oddio, non serve neanche a potenziarlo. Più che altro ti consuma molti più punti. Non è come nella serie per 3DS che l'armatura non ti fa consumare nulla. Anzi, qui te li consuma come punti. Ora, la cosa bella è che finché siamo qui, nessuno ha gli spiriti per parare, nessuno usa eventuali armature per parare, non lo so. Però so che c'è, ci sono, tipo per i portieri appunto, i Miximax ovviamente, come è normale che sia. Lì davvero, da Inazuma Eleven Go Chrono Stones più che altro, inizierà a essere davvero dura. E come ho detto, però non so se è certo al 100%, dovrebbe esserci JP della seconda Raimon. Quello che poi ha anche il Miximax. C'è, non c'è, lo scoprirò presto comunque sia. Ah.
Che poi la seconda Raimon Go, come la chiamo io, dovrebbe essere... dovrebbe essere la Chrono Storm. La Chrono Storm? Sì, Chrono Storm. Vabbè, nessuno? Ah, Death Zone addirittura. Due. Dai, che ce la fai, tipo di... Allora, ragazzi. Mettiamoci un po' in testa di fare un altro gol. Oh, addirittura offside. Dov'è? Eccolo, eh. È lontano, ma ce la possiamo fare contro di lei. Perché è a livello 2 la squadra, non è a livello 3. Né a livello 4, è a livello 3. Potevo fare un tiro a catena, ma no. Meglio evitare. Se posso evitarli è meglio. Perché alcuni vanno, altri no. Quindi non... è un casino qua. E vai. 5-0. Quindi ora, se la cesta d'oro era da fare 5-0, ora siamo tranquilli. E ora che l'ho detto, mi fanno gol loro. Quindi è meglio che ricarico Peabody. Perfetto, perfetto. Meglio dare qualcosina a Peabody per farlo ricaricare. Peabody è forte, deve ancora fare un risveglio oltretutto. Quindi non penso arrivi al rango S di parata. Da solo non ci può arrivare. Semplicemente con il risveglio intendo. Sicuramente con i segreti di parata sicuro. Quello ci vuole per forza. Lo paro certo questo, dai. Majinza Hando! Buono, buono così. Potremmo ora? Sì, certo che potremmo. Ma non c'è nessuno. Come? Aspetta, hanno messo... Celia in porta, perché? Necropotenza, non serve. Sono ciecato? Oh, io ho visto Celia prima. Giuro che ho visto Celia. Infatti era strano, non poteva essere. E questa tira. Arriva. Oh, attenzione, tiro a catena. Ah, versione 2. Ah, 60 punti preciso. Va bene, se si carica però la barra in Azuma, paro senza consumare punti. E non si caricherà mai. Però ho ucciso Nelly, più o meno. Vai, fallo, perfetto. Devo ancora ricaricare Peabody. Non posso assolutamente farmi fare gol. Questa cosa del risveglio mi piace molto, perché almeno hai più... Puoi aumentare il tuo potere, no? Le tue abilità. E non farle rimanere statiche e poterle aumentare solo con i segreti. Questa è una cosa molto bella, molto interessante. Dai, su. Non ti azzardare. Nessuno deve azzardarsi a fermarmi. Donna, che urlo straziante. Dove sei? Eccoti qua. Ma se n'è andato?
Boh, se ne era scomparso. Ho corso troppo, ho corso. Faiabrizzato! C'è il trattino, quindi la frase è allungata. Brizzato! E vai! 6, 7! Ok! Il sesto era con Riccardo. Con Riccardo allora sì. Che poi qua attivano anche il furore. Non è come nel primo Strikers che non lo attivano. Beh, perlomeno nella versione italiana non lo attivano. A che serve allora farglielo avere? Se poi non lo attivano. Ah! Forse sapete quali squadre? Quelle con 3 stelline. Quella con 3 stelline. Le più forti di tutti dovrebbero essere. Ah, non consumo nulla, bene. Dovremmo essere ormai al termine del secondo tempo, giusto? Ci proviamo ora con Paolo Bianchi? Andiamo. No, voglio proprio fare gol ancora una volta con lui. Prima sapevo che dovevo attivare il furore prima che lo attivassero loro, però non lo so, non l'ho voluto fare. Ho preferito continuare senza, però l'ho attivato comunque. Oh, Riccardo, cioè, è pronto. Oddio, però un altro gol con... con Victor, ecco, preciso, va. Capiti a fagiolo. Da qui. Da distanza. Ti voglio e Benji che tirano da centrocampo, tirano. E fanno gol comunque sfondando la rete. E poi io non capisco che non gli e Benji o Capitan Tsubasa, come vi pare. Corrono, corrono e poi... tirano da centrocampo. Dove avete corso per tutto quel tempo? Perché uno dice, ma sì, vabbè, è un flashback, è normale che corrano tanto. No, il problema è che corrono davvero tanto anche durante una partita normale, senza flashback, non finiscono mai di correre. E anche questa è finita, meno male, 8-0. Bene, ora scopriremo cosa si nasconde dentro quella cesta dorata. Quale splendore, quali tesori si celano racchiusi in essa. Ho finito i termini, per favore, muoviamoci. Comunque sia, ho reclutato Frodi, ma dopo lo cambio ovviamente. Metterò altri personaggi che ora che andiamo avanti si sblocca sempre più roba più bella. Ah, questa... oh! Guard! Ehi! La parata! No, aspetta, guard qua è difesa. Ah, ok. Ah, cacci pure! La parata! Ottimo! Pesca grossa! Allora... aspetta, devo sfidare Darkstar prima di poter avanzare? Eh sì, devo sfidare loro! È un portiere che non ha tecniche di parata? Goalkeeper. GK, goalkeeper. Quindi per questo video oggi è tutto. Domani avanzeremo nel torneo e battendo Darkstar o Dark Angel, qui si chiama in giapponese, dovrebbe essere tutto finito per questa area. O meglio, forse aprirsi un'ultima partita che poi sarebbe quella più forte di tutte e poi avanzare. Ad ogni modo, io come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Twitter e Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!